C'è grande apprensione anche nel mondo orafo aretino per quanto accaduto in Turchia. Nonostante il golpe sia fallito, comunque l'instabilità di questi paesi e dunque dei relativi mercati sicuramente non fa bene al comparto orafo aretino. Ad assistere personalmente a quanto stava accadendo, la famiglia Gori, che si trova in questo momento ad Istanbul per l'apertura del megastore di Graziella Group. In tutto 8 persone, il gruppo di lavoro che è presente in questo momento, tra cui Giacomo Gori, vicepresidente esecutivo del gruppo, e il padre Gianni. Al momento dell'attentato colpo di Stato si trovavano a cena in un ristorante. Subito dopo sono rientrati in albergo ed hanno appreso dalla TV quello che stava accadendo. Intanto c'è il commento su quanto accaduto del presidente della Camera di Commercio, Andrea Sereni. Per il mondo dell'oro questo cosa potrebbe comportare? Ma guardi, lo dicevamo proprio ieri nella vostra trasmissione, cioè le difficoltà ormai da parte dell'economia di comprendere che cosa succederà nell'immediato. E questo ovviamente spesso e volentieri mette in grandissima difficoltà le imprese. Anche da questo punto di vista, come del resto per l'Inghilterra, non è facilmente comprensibile, perché poi c'è da capire quali saranno gli sviluppi. Credo che quindi al momento sia un po' difficile capire che cosa succederà.